arrivati alla conclusione di questi 2 giorni di studi sul Campanella. Stamattina la professoressa Germania Ernest ha tenuto un interessante seminario ai ragazzi dei licei vicini e sulla celebre opera del Campanella Città del Sole. E lui, che prima di morire ha voluto fare come una profezia, dire del secolo futuro, cosa ne pensi di quella famosa frase? Sì, dunque vorrei fare qualche precisazione. Campanella, in una bellissima lettera, che è una specie di suo testamento spirituale indirizzata al Granduca di Toscana, Ferdinando II, scrive una frase molto, molto toccante, che sottolinea come i profeti risorgono il terzo giorno o il terzo secolo. Naturalmente l'allusione anche a Cristo che risorge dopo la morte, e vuole sottolineare, come dire, la sorte del profeta. Il profeta è soprattutto il filosofo, il sapiente, colui che è portatore di un messaggio di verità, che sembra uno sconfitto, che sembra destinato a essere perseguitato e non capito dai suoi contemporanei, perché proprio la verità può essere scomoda e può suscitare appunto molti conflitti, molte ostilità. Ma Campanella è anche convinto che questo messaggio abbia appunto una prospettiva futura. Il profeta può essere considerato uno sconfitto nel suo tempo, può venire perseguitato e messo a morte, ma risorge, perché non tanto la sua figura, ma quanto il suo messaggio troverà ascolto anche nelle generazioni future. Come dice in un testo Campanella, ad esempio, Socrate è morto e Socrate è vivo perché è vivo il suo messaggio, mentre nessuno ricorda il nome di chi l'ha messo a morte. I veri sconfitti sono stati i suoi persecutori. Nel 92 Papa Giovanni Paolo II, adesso San Giovanni Paolo II, ha riabilitato la figura di Galileo. Per Campanella si prospetta un futuro così? No, Galileo ha avuto una condanna formale da un tribunale, Campanella non ha scontato la sua pena, non ha avuto questo tipo di problematica, per cui non ha bisogno di essere riscattato dalla Chiesa, e ha solo detto dei messaggi che erano molto oltre quello che forse era così il comune sentire della Chiesa, ma molte delle sue posizioni, anche riguardo al rapporto fra citato Galileo, fra la fede e la ragione, fra la scienza e la fede, sono state ampiamente recepite proprio anche all'interno della Chiesa. Campanella non si pone mai al di fuori contro la Chiesa, viene fraintese, certe sue posizioni vengono fraintese, ma in seguito sono state ampiamente recepite.